Fortino perché la zona era diventata praticamente inaccessibile ai nostri controlli e quindi si erano asserragliati in questo fortino ed era praticamente quasi impossibile riuscirci ad entrare. Fortunatamente abbiamo avuto delle intuizioni investigative che ci hanno dato la possibilità di entrare e scardinare il loro sistema. È stata denominata Fortino l'operazione antidroga dei carabinieri che alle prime luci dell'alba ha fatto entrare in azione a Favara tutti i militari dell'arma della locale tenenza, unitamente a decine di colleghi del comando provinciale, alle unità cinofile del nucleo di Palermo e a un elicottero del 12° elinucleo carabinieri di Catania. È stato portato alla luce un giro di droga nella città dell'Agnello Pasquale. Ancora una volta il fulcro favarese dello spaccio di stupefacenti si riconferma essere il centro storico della città, la zona retrostante Piazza Cavour e i vicoli semi sconosciuti e semi diroccati che si diramano intorno a Via Reale. La stessa via che già in passato era stata attenzionata dai carabinieri, già nel 2017 fu oggetto di un vasto controllo dei militari. A illustrare questa mattina i dettagli dell'operazione in conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Agrigento sono stati il comandante provinciale Giovanni Pellegrino, il comandante della tenenza di Favara Giovanni Casamassima e il PM Paola Vetro della procura di Agrigento che ha coordinato le indagini. Sei le persone fermate con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di 5 favaresi ed un ghanese. Sono Emanuele Di Dio, 41 anni, Salvatore Stagno, 46 anni, Rosario Crapa, 30 anni, Massimo Crapa, 45 anni, Alessandra Falsone, 39 anni e Abbas Bucari, 25 anni. Tutti quanti sottoposti all'attenzione dell'attività investigativa di Favara a seguito di alcune segnalazioni ricevute da parte dei cittadini. Questa banda di spacciatori aveva diviso le vie del centro storico in zone di influenza, dove avevano creato una fitta rete di controllo del territorio con delle vedette e dei sistemi di controllo degli accessi a questa zona, in maniera tale da eludere i nostri controlli sulla zona. Siamo riusciti a intrufolarci insomma, all'interno di questa organizzazione, di questa banda, più che un'organizzazione perché ognuno agiva per conto proprio, ma sapeva dell'esistenza degli altri componenti di questa attività e siamo riusciti ad accertare questo tipo di scambi. L'esigenza di intervenire subito con i fermi si è resa necessaria, spiegavano in conferenza stampa i militari, sia per la sfrontatezza con cui operava il gruppo criminale, sia per il pericolo che lo stesso facesse perdere le proprie tracce. Le indagini che hanno portato all'operazione antidroga sono partite nel marzo di quest'anno, spinte anche da ripetute ed esasperate richieste di aiuto e segnalazioni da parte di cittadini e commercianti residenti nelle zone dove passava la droga. L'indagine è iniziata da un esposto di alcuni cittadini del posto, anziani cittadini che stanchi ormai del viavai di tossici lungo le strade da loro abitate, si sono rivolte a noi anche in forma anonima, ma comunque in maniera da consentire un nostro intervento per maggiormente attenzionare una situazione che era già conosciuta dalla tenenza di Favara. Tuttavia, insomma, una richiesta di aiuto proveniente da una fascia così debole di cittadini ci ha permesso di spingere un pochino di più sull'acceleratore. Le sostanze stupefacenti smerciate, secondo i militari dell'arma, erano eroina e hashish. L'eroina, da notare, è stato evidenziato in conferenza stampa il ritorno in voga di questo stupefacente, sarebbe stata acquistata e assunta principalmente da tossicodipendenti. Il consumatore medio dell'hashish, ricostruiscono gli inquirenti, è invece il giovane o giovanissimo italiano, anche studente che frequenta gli istituti scolastici della città di Favara. Giovani che magari all'uscita della scuola o prima di andare a fare un aperitivo si sarebbero addentrati tra i vicoli del centro storico di Favara per acquistare lo stupefacente. I tossicodipendenti utilizzavano per lo più, si avvicinavano per l'acquisto di sostanza del tipo eroina.
che consumavano quasi sul posto, quindi utilizzando tutte quelle case abbandonate che sono presenti nel centro storico, nel vecchio centro storico di Favara. Invece l'attrattiva per quanto riguarda i giovani del posto era l'hashish, che consentiva a questi soggetti di fare numerosi scambi. E tutti i consumatori, soprattutto per quanto riguarda l'hashish, sono stati segnalati alla prefettura e quindi segnalati quali assuntori. Il giro d'affari complessivo registrato nel corso dell'intera operazione è stato stimato intorno ai 35.000 euro, con una media al giorno di 20 scambi di stupefacente, 30 grammi di roba venduta ed un guadagno medio che si aggira intorno ai 500 euro. Per sottrarsi all'attenzione dei carabinieri, i presunti pusher si sarebbero avvalsi anche di un jammer, un disturbatore di frequenze che impedisce ai cellulari di trasmettere o ricevere onde radio. Ai controlli dei militari, ricostruiscono gli stessi, si sarebbero fatti trovare puliti, cedendo temporaneamente la droga a dei bambini. Sono soggetti che hanno precedenti nel campo, quindi sono esperti di come possiamo muoverci noi sotto l'aspetto investigativo. E quindi si erano dotati di un apparecchio che consentiva loro di individuare i dispositivi che utilizziamo di solito per il monitoraggio delle zone. Tuttavia non è bastato, non è stato sufficiente, insomma. I bambini erano utilizzati quasi come diversivo, fondamentalmente, perché ad un nostro controllo con certezza cedevano la sostanza, ovviamente senza l'assenso e senza la consapevolezza dei minori, perché stiamo parlando di bambini di meno di 10 anni, a questi ragazzini, quindi evitavano il controllo. I presunti pusher avrebbero agito in due gruppi, conoscendo ognuno la presenza dell'altro nella stessa area, ma convivendo sostanzialmente in maniera serena tra loro. Era una convivenza serena anche perché si erano divisi equamente la clientela in maniera tale da non darsi problemi a vicenda, fondamentalmente. Questa mattina i carabinieri hanno rastrellato anche gli edifici diroccati del centro storico di Favara che, secondo le loro ricostruzioni, venivano utilizzati dai pusher per nascondere le dosi di droga.